Mister Pillon, ultima della regular season al Cabassi, potrebbe essere anche l'ultima stagionale in casa, c'è una piccola speranza, quanto ci crede la squadra, quanto ci crede lei? Ah, noi dobbiamo crederci sempre e cercare sempre la vittoria, perché questa, quando si scende in campo si deve sempre cercare di vincere le partite. Poi se abbiamo una possibilità dobbiamo giocarcela fino in fondo, non dobbiamo, finito la partita, avere l'ammarico di non averci provato, di non aver dato tutto. Se abbiamo dato tutto e gli altri saranno più bravi, gli daremo la mano, ma almeno dobbiamo cercare di provarci fino all'ultimo secondo. Servono 6 punti in queste 2 partite, si parte in una sorta di playoff anticipato, perché anche il Lanciano deve assolutamente vincere, sarà una gara come stimoli sulla carta simile a quella col Bari. Cosa deve fare di meglio il Carpi rispetto a due partite fa? Non commettere gli errori che abbiamo fatto con il Bari, non avere un approccio alla partita come l'abbiamo avuto in quelle circostanze, essere più concreti, compatti, non lasciare niente e cercare di essere bravi nel proporre il gioco. Non commettere quell'errore di voler tutto e subito come è successo col Bari. Mister, qualche dubbio di formazione, perché gli acciaccati sono Polis, Perotto, Gagliolo e Di Gaudio, però questo Carpi anche sotto la sua gestione ha dimostrato di saper gestire bene l'emergenza. Sì, sì, adesso cerchiamo di recuperare Gagliolo e Di Gaudio, questo lo vedremo oggi durante l'allenamento e poi chi scenderà in campo sono sicuro che farà il suo dovere come è sempre stato. Dovessimo giocarcela questa partita, l'X probabilmente sarebbe un risultato che non servirebbe a nessuno, ma anche lo 0-0, sarà una partita di grande spettacolo e di grandi emozioni, almeno sulla carta. Io credo di sì, perché tutte le squadre vogliono vincere e sarà una partita aperta a qualsiasi risultato. Fattori di questa partita, chiaramente Mammarella e i suoi calci piazzati, però di contro proprio quel giocatore, un giocatore che potrebbe soffrire le grandi folate di Letizia Concas. Sì, potrebbe essere così, hai descritto bene le situazioni, lui è bravissimo nelle palline attive, a calciare bene le punizioni, le sfruttano anche molto bene, perciò dovremmo stare attenti a queste circostanze, ma noi abbiamo le nostre armi e cercheremo di far bene. Questa sua esperienza al Carpi, un bilancio anche per quanto riguarda i tifosi, lei è abituata a grandi piazze, questa è una piazza un po' più piccolina, però con tanto attaccamento alla maglia. Ma io mi sono trovato benissimo nell'ambiente, con i ragazzi, con la società, e abbiamo raccolto secondo me dei risultati importanti, abbiamo tagliato un traguardo in anticipo, perciò credo che questa mia esperienza sia stata molto positiva.